9 nazioni presenti, 16 equipaggi che gareggeranno, gareggeranno lunedì 20 settembre la prima volta con una prova ufficiale, successivamente 3 giorni di gara, martedì, mercoledì e giovedì. La pesca, si dedicheranno alla pesca al tonno rosso, ogni pesce verrà portato, verrà allamato con la canna, verrà portato sotto la barca e tramite un'asta misurato in modo tale da fornire un punteggio e un peso tecnico. Dopodiché il pesce viene liberato e per esperienza vi dico che i pesci vanno via ovviamente affaticati, ma vanno via, nessun pesce è stato poi ritrovato morto perché in seguito a combattimento, per cui la pesca al tonno rosso è una pesca contingentata. In Italia parte il 16 giugno e termina generalmente alla prima settimana di agosto, quando si raggiunge il peso che ogni giorno, ogni barca, ogni pescatore deve comunque comunicarlo e far misurare il pesce al rientro in porto, farlo misurare dalle organi competenti che è la Capitaneria. La Capitaneria conseguentemente aggiorna il Ministero, quando si raggiunge il peso dei tonni prelevati, la possibilità di catturare tonni termina. Quindi pesci rivanno via, vengono liberati, non si uccide alcun pesce, ma possiamo svolgere il campionato del mondo, ci permette di svolgere il campionato del mondo no kill. Il fatto di giocare in casa può essere una percentuale, però tutte le nazioni che vengono a partecipare a questo tipo di manifestazione sono agguerrite, praticano la stessa pesca che facciamo noi, quindi segreti o non segreti non ci sono più per nessuno, quindi siamo tutti sullo stesso livello. Poi quello che gioca è anche un po' di fortuna, come sempre. Grande orgoglio per la città di Pesaro ospitare questo importante campionato del mondo. Siamo orgogliosi perché abbiamo un impianto sportivo naturale che è il mare. Il Club Nautico non è la prima volta che ospita dei campionati italiani, e quindi sono sempre stati ospitati in modo egregio. Ringrazio il Club Nautico, i soci e gli sponsor che hanno deciso di sostenere questo importante evento per la nostra città, un evento che dà visibilità a tutto l'intero territorio, perché i familiari delle persone che poi sono imbarcate per la pesca potranno visitare tutta la nostra provincia. Si parla insomma di 9 nazioni, 16 equipaggi, sono dei numeri importanti. Il 19 di settembre alle 17:30 ci sarà la cerimonia di apertura in Piazza del Popolo, quindi invito i cittadini appassionati che hanno voglia di passare un'oretta insieme a noi a venire in Piazza del Popolo per quella che sarà la cerimonia di apertura, un evento che partirà dal giorno dopo e insomma, che dire, siamo orgogliosi per questo evento che ospiterà la città di Pesaro.